cari spettatori di Erodoto, abbonati ed ahimè non abbonati, oggi incontriamo il professor Andrea Attardi, professore presso l'Accademia delle Belle Arti di Roma di fotografia. Però in questa occasione l'incontro verte su una sua testimonianza storica. Vi ricordate il racconto di Gavino Pugioni a proposito di un importante personaggio della storia politica italiana del dopoguerra che sarebbe stato presente a Giulino di Mezzegra nei pressi di Villa Belmonte, dove fu adagiato il cadavere di Mussolini e di Clarietta? Ecco, Andrea. Per la tua testimonianza, cosa ci proponi di interessante? Ma è una testimonianza che si snoda lungo 48 anni ed ancor prima dalle origini e dalla storia della mia famiglia. In questa mia testimonianza ci sono tanti personaggi che si susseguono fino a pochi anni fa e io penso di apportare un bandolo in più per scoprire una verità finora molto oscura. La storia parte con mia nonna, la mia nonna paterna, che è nata nel 1897, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, in Maremma, in Toscana, conosce un sindacalista siciliano che lavorava al porto di Piombino, Aurelio Attardi. Si innamorano, si sposano, poi lui viene trasferito al porto di Genova, dove a Sori, in provincia di Genova, nasce mio padre, ma naturalmente dopo l'avvento del fascismo e dopo il 3 gennaio 1925 i sindacati sono sciolti, fanno ritorno in Sicilia, a Palermo. Mio nonno era naturalmente interdetto ai pubblici uffici e la carretta la tirava avanti mia nonna facendo la sarta di notte e la barista di giorno. E cercarono di crescere questi due figli con degli ideali per quei tempi impossibili di eguaglianza, di democrazia. Bene, arriviamo al dopoguerra, dopo il 1945, mio padre si trasferisce a Roma e mia nonna rimane in Sicilia e fino al 57 lavora presso la Federazione del Partito Comunista di Palermo. Nel 57 va in pensione e ci raggiunge a Roma. Io proprio sono nato nel 1957 e arriviamo agli anni della mia adolescenza nel 1974. Io avevo quasi 16 anni e mezzo, 17, e come qualcuno ricorderà, nell'aprile del 74 uscì il film di Carlo Lizzani, Mussolini, Ultimo Atto. Io ricordo c'era una grande attesa per questo film. Perché? Perché ti faceva vedere com'era effettivamente andata. Mia nonna fu una delle prime ad andare a vedere questo film, se ben ricordo, al Cinema Eden di Piazza Cola di Rienzo. Tornò a casa, la sera eravamo a cena, mio padre non c'era per impegni di lavoro ed eravamo seduti a tavola io, mia nonna, mia madre e mia sorella. In queste riunioni serali imperava la domanda per tutti: com'è andata oggi? Cosa avete fatto? E per una sorta di rispetto anagrafico si dava la parola alla persona più anziana. Sono andata a vedere il film di Lizzani, Mussolini, Ultimo Atto. E io domando: nonna, com'era questo film?
agli interpreti bravissimi, Rod Steiger nei panni di Mussolini, Lisa Gastoni in quelli di Claretta Petacci, dice un po' più caricaturali, Henry Fonda nella parte del cardinale Schuster e Franco Nero in quelli del colonnello Valerio. Pausa. Dopo qualche secondo dice: comunque, un pacchetto ben confezionato per ribadire una finta verità. Io chiesi: scusa, qual è la finta verità? Che Mussolini, lei risponde, non fu ucciso dal ragionier Walter Audisio, cioè dal colonnello Valerio. Io chiesi, e allora chi l'ha ucciso? Lei, come dire, en passant, così, senza troppa convinzione, però si lasciò scappare queste parole. Lo uccise Luigi Longo. E lì finì il discorso. Tengo a precisare una cosa, io avevo 16 anni e mezzo, pensavo all'atletica leggera, pensavo a diventare fotografo, alle prime ragazze, ai primi innamoramenti. Non sapevo assolutamente chi era Walter Audisio, chi era il colonnello Valerio e anche chi era Luigi Longo. Però sono di quelle frasi che uno inserisce nel proprio cassetto mentale e rimangono lì per sempre. Come tutti gli adolescenti, poi quando un ragazzo rivede il padre, mio padre tornò qualche giorno dopo, dico: sai, papà, nonna è andata a vedere il film di Carlo Lizzani, Mussolini, Ultimo Atto. Ah, sì, lui dice, ma nel nostro ambiente degli artisti, del cinema, così, si dice che Walter Audisio non ha mai voluto ricevere Lizzani per la preparazione del film. Tant'è che Audisio muore nell'ottobre del 73. Il film esce alla fine di marzo, inizi di aprile del 74. Erano anni in cui alle mostre di pittura, via del Babuino, via Margutta, via Ripetta, alle inaugurazioni capitava di vedere appunto Fellini, Fratelli Italiani, Pasolini, Moravia, Dacia Maraini, insomma i pezzi da 90 della nostra cultura. Ora, che sia vero, che non sia vero, che colonnello Valerio non abbia mai voluto parlare con Lizzani, questo era una voce che circolava. E adesso facciamo un salto di 8-9 anni avanti, i miei anni dell'università. Ecco, tua nonna, come faceva ad essere così certa di chi aveva ucciso Mussolini? Questo non lo sappiamo, ma io mi sono fatto un'ipotesi naturalmente. La Federazione Comunista di Palermo, lei era sempre a stretto contatto con chi? Pompeo Colaiani, il liberatore di Torino, Girolamo Li Causi, Paolo Bufalini. E mi sono detto, chissà che in quegli anni, tra un discorso e l'altro, non sia uscita da questi personaggi una simile confidenza, mi sono fatto solamente quest'idea. Ma poi, ecco, ripeto, data la mia giovane età, non stetti ad indagare di più su questi nomi e su questo fatto. Ecco, torniamo al papà. Torniamo a mio padre che appunto disse: Valerio non ha mai voluto ricevere Lizzani durante la preparazione della sceneggiatura, immagino, per questo film. Poi Valerio morì qualche mese prima dell'uscita del film. Tengo anche a precisare una difficile convivenza politica familiare, perché mio padre e mia nonna divennero comunisti. Date le circostanze, l'epoca, e però papà sposò una ragazza di Palermo il cui padre era uno squadrista della prima ora. Insomma, c'era tensione a casa, ecco, questo è innegabile. Io non ho mai saputo mia madre come abbia votato. Si dice sì, ma poi le donne seguono il marito. Ho qualche dubbio che nella cabina sia successa una cosa simile.
possiamo passare adesso ai miei anni di università, dove ho avuto, secondo me, la fortuna e il privilegio di avere come maestri Rosario Villari e Paolo Spriano, due grandi storici italiani, due comunisti molto atipici. Secondo me Villari era un comunista liberale a tutti gli effetti. E mi laureai con loro con una tesi sul colonialismo italiano in Somalia. Villari era il relatore e Spriano il correlatore. Lo stesso Spriano mi consigliò di andare anche a seguire alcune lezioni a scienze politiche, non a lettere moderne dove io stavo, di Renzo De Felice e Gabriele De Rosa, altri due grandissimi storici, e io lo feci con passione. De Felice, sappiamo tutti chi è, il biografo di Benito Mussolini con la sua monumentale opera. Però cosa successe? Che dopo le lezioni alcuni studenti rimanevano a fare capannello con questi storici, cioè cercavamo di abbeverarci il più possibile, no? Al loro sapere. E due volte venne fuori questo discorso su quegli ultimi giorni dell'aprile del 45. La prima volta fu con Rosario Villari. E eravamo io e qualche altro studente, così, e lo sottoponemmo un po' a delle domande, così: ma professore, lei che pensa dell'uccisione di Mussolini, insomma, di quelle tragiche giornate? Lui rispose un po' evasivamente. Io ebbi la sensazione di entrare in un limbo di nebbia. Disse: ma ragazzi, andò così, poi la storia si fa con le prove certe, con le prove d'archivio. Dice: qui non è che c'è molto su questa storia, e si corre il rischio di romanzare il tutto. Sostanzialmente non diede una sua opinione. La seconda volta successe con Renzo De Felice, e devo dire, diciamo, scienze politiche era un po' più a destra come facoltà, e siamo negli anni 81-82, ma anche tanti studenti missini, tanti studenti di centro, tanti studenti di sinistra, insomma, volevamo sapere, chiesero al maggiore storico studioso della vita di Mussolini, chiesero appunto qualcosa su quelle giornate dal 25 al 29 aprile del 45. E io ricordo che De Felice reagì in modo, non dico stizzito, ecco, ma un po' sofferente, così, a questa nostra piccola pressione, ma proprio piccola, così, era per sentire una voce più autorevole della nostra, ovviamente. E lui disse: ma ragazzi, dice, qui la storia va vista nel suo complesso, e le cose sono andate così, e dice, per cui successe questo, così, fu un trapasso terribile, così, in quelle giornate, e dice, ma non c'è altro da aggiungere. Non insistemmo, ovviamente. Tant'è che se noi andiamo a vedere l'ultimo volume della biografia di Mussolini di Renzo De Felice, su quelle giornate è scritto ben poco, non c'è molto. Un inciso, eppure sembra un destino assurdo che l'epilogo, in qualche maniera l'aspetto più significativo, più almeno quello conclusivo della biografia, la storia di Mussolini e del fascismo, condotto magistralmente da De Felice, poi nel momento in cui deve raccontare come è finita, muore. Sì, hai ragione, è incredibile. È una storia pazzesca, se vogliamo. Andiamo avanti con gli anni. 1988, era febbraio,
Io feci una passeggiata a Villa Pamphilj, un freddo allucinante, e incontrai seduto in una panchina Paolo Spriano, il mio correlatore della tesi. Saluto cordialissimo, lui era molto dispiaciuto che io non avessi continuato gli studi storici e gli dissi: professore, io insegno ormai in accademia a Palermo, stavo a quei tempi, ero per pochi giorni a Roma, io voglio diventare uno storico della fotografia, perché poi la fotografia ci dà la testimonianza vera di quello che è accaduto. Predisse in quella panchina la fine dell'Unione Sovietica e di Mikhail Gorbaciov di lì a 3 anni. Stavamo quasi per salutarci e io presi il coraggio a quattro mani e dissi: senta, professore, siamo qui, io e lei, in una panchina, fa un freddo, c'è vento, non c'è nessuno, non ci sente nessuno, non siamo nelle aule universitarie. Dico: ma io vado avanti con questa frase di mia nonna, così del 1974, dove afferma che il 28 aprile del 45 fu Luigi Longo a uccidere materialmente Benito Mussolini. Ora dico, lei ha fatto la resistenza, fu con Pompeo Colaiani a liberare Torino, ma mi dice la sua, insomma, fui un po' pressante. Io ce l'ho ancora davanti e stava nel suo cappotto, mi fece un sorriso, alzò le spalle, ciao. Sorrise, alzò le spalle e mi disse ciao. Mi gelò in qualche modo. Chi tace acconsente, non disse nulla. Morì poi pochi mesi dopo, alla fine di agosto-settembre dell'88. Un altro aspetto curioso, ogni volta che si sta per giungere alla verità, muore il latore della stessa. Sì. Incredibile tutto questo, veramente. Veramente, quindi queste persone, ahimè, non sono più in vita e non possiamo più tornare a chiedere nulla, come per l'ultimo personaggio che entra in scena nel 2018, quindi pochissimi anni. Si tratta di un cugino di mio padre e quindi un nipote di mia nonna, figlio di una delle sorelle di mia nonna, Giovanni Parisi. Una lunga carriera di funzionario nel Partito Comunista negli anni 50 e 60, poi ha fatto qualche legislatura come deputato all'Assemblea regionale siciliana. Lui rimase presto orfano e fu tirato su da mia nonna, praticamente. Diventò una sorta di madre zia nei confronti di questo ragazzo che nacque nel 35. Alla metà degli anni 50, diciamo che fu abilitato dai vertici del Partito Comunista per andare a studiare a Mosca e laurearsi a Mosca. Tornò, ovviamente, e sposò una ragazza russa e tornò a Palermo e lì fece la sua carriera, politica. Potenza dei social mi rintracciò, ecco, perché ci eravamo completamente persi di vista. Mi rintracciò verso la fine del 2017 e io con molto piacere riavviai questo rapporto che era stato, non dico interrotto, ma si era lasciato andare nel corso degli anni, come spesse volte può capitare. E iniziamo molte volte con WhatsApp a mandarci dei messaggi, ovviamente tutto verteva sulla situazione politica italiana, così dico, sai Gianni, dico io
mi sono un po' distaccato da quelle idee di un tempo, dico, le persone possono cambiare idea, sono diventato un moderato, così, e però tutti e due con molto rispetto l'uno dell'altro. Siamo nel 2018, lui purtroppo, anche lui è venuto a mancare nel 2019, anche qui destino allucinante, e un giorno lo trovo molto arrabbiato, molto contrariato. Dico, ma Gianni, dico, ma cosa c'è così? Insomma, dice, ma insomma, dice, ma questo Bruno Lonati, così. E chi è? Io veramente ero all'oscuro di tutto. Dice, ma uno che in un libro dice che è stato lui ad uccidere nei pressi di casa De Maria Benito Mussolini e Claretta Petacci. È una storia inverosimile, lui dice, l'inglese John, dice, guarda, dice, è una cosa che mi fa francamente arrabbiare. E io lì, io ripensavo a questo sipario che si chiudeva sempre, sì, davanti a me, e come dire, tirai un'esca, così. Dico, ma Gianni, dico, quindi, dice, questo personaggio si mette in mezzo contraddicendo, dico, la verità ufficiale, che fu Walter Audisio, il colonnello Valerio, a uccidere Mussolini e Claretta. Passarono dei minuti, non rispondeva al mio messaggio, finché disse, rispose una ventina di minuti dopo, dice, ma quale Valerio? Puntini puntini. Cioè, scrivo io. Lui risponde, guarda, ma ormai sono passati talmente tanti decenni, così, che la verità è che l'esecutore materiale di Benito Mussolini fu Luigi Longo. 2018-1974, da quando lo disse mia nonna al 2018, questo sipario improvvisamente si riapre. E dico, scrivo, ma dove, quando, così. La mattina del 28 aprile a Giulino di Mezzanigra. Lui soggiunge, devo dire molto onestamente dopo, dice, guarda, però io su Claretta non so nulla. Cosa accadde, se fu lo stesso Longo o meno. Mi mise sull'avviso, perché tutti parliamo di Mussolini, ma c'era anche un'altra persona. Per cui, dice, io ti dico, proprio su Mussolini fu Luigi Longo che era lì. E poi su Claretta sappiamo anche da quella testimonianza di Grossi, che sentì Cattabeni che non aveva le mutandine, che forse probabilmente questo corpo fu oltraggiato nelle parti intime, ma insomma, una storia tragica. Però a quel punto io chiesi, dico, sì, dico, scusami Gianni, dico, ma perché Longo era lì? Dice, guarda, te lo spiego subito. Facciamo un passo avanti al giorno prima. Al 27, non appena Longo sa che Mussolini è stato preso, catturato, entra in fibrillazione, perché prima di tutto viene a conoscenza dei contrasti nella 52esima, tra chi non sapeva che fare, tra chi lo voleva consegnare. Longo era, lui mi spiega, a Parisi, terrorizzato dal fatto che arrivassero prima a prenderlo gli americani.
perché secondo lui si sarebbe salvato. Non temeva, Parisi spiega, tanto gli inglesi, che la zona era piena di persone dei servizi americani ed inglesi in quei giorni. Non temeva tanto gli inglesi per via del famoso carteggio Mussolini-Churchill, ma temeva che arrivassero prima gli americani. E poi, vedendo questi contrasti tra gli uomini della 52esima, decide di passare lui all'azione e di andare lui. Quando? Questo non lo sappiamo, Parisi non lo sa, nella notte tra il 27 e il 28, questo non lo sappiamo. Però questa è una prima spiegazione. La seconda domanda che faccio io, dico, ma allora perché è stata fabbricata la versione Valerio? Dico, in sostanza si tratta di una doppia fucilazione. Dice, sì, si tratta di una doppia fucilazione, ma la versione Walter Audisio fu costruita per evitare eventuali rappresaglie su un personaggio così famoso, così noto come Luigi Longo, e si preferì una figura di secondo piano, anche di terzo piano. E lui mi scrisse, Parisi, rappresaglia che in qualche modo dopo si concretizzò il 14 luglio 1948 con l'attentato a Togliatti. Anche lì una pagina non molto chiara della storia italiana. Quindi per proteggere Longo fu prefabbricata questa versione. Ecco. Io continuo a dire, dico sì, ma Longo il 28 pomeriggio non sta a un comizio a Milano? No, ma quale comizio? Dico, ma guarda, dico che gira pure su internet una fotografia dove accanto a Cino Moscatelli, così, a Piazza del Duomo, così. Dice, no, guarda, dice, innanzitutto, dice, se ci fai caso, in quella fotografia Longo è molto più, come dire, in carne rispetto a quella famosa dove sfila con Parri, Cadorna, così, no? Che è molto dimagrito, molto secco, ecco. Dice, poi mi dice, tu mi insegni oggi con i fotomontaggi, con le nuove tecniche, si può fare di tutto di una fotografia. Dico sì, dico, in questo ti devo dare ragione. Ecco. Però io, mettendo tutto insieme, mettiamo tutto insieme, nell'intervista a Vilma Conti, queste cose si vedono e non si vedono, al minuto 26, secondo più, secondo meno. Quando tu le chiedi, hai conosciuto, hai visto il colonnello Valerio? E lei nella sua risposta esprime tutta la sua disistima. C'è meglio che non l'ho incontrato. La successiva domanda che tu fai, si dice che c'era anche Luigi Longo, e a me ha colpito molto la sua reazione veemente. No, assolutamente no, no, assolutamente no. Longo non era Don. Era in un certo posto. Quale? Io mi chiedo. Era in un certo posto. Lei prosegue. Sì, c'è una montatura che dice che c'era Longo e si lascia andare a una quasi risata, se ci facciamo caso. E poi la frase che mi ha colpito, successiva: Longo non avrebbe fatto la figura del pirla come Valerio quando è andato a sparare.
Cioè, ci sono due verbi, questo condizionale non avrebbe fatto la figura del Pirla con un'azione vera, quando è andato a sparare, a chi è andato a sparare. Ora, io credo che Vilma Conti la verità la sapeva. Non voglio dire che coincide con quella che stiamo fornendo oggi, al millimetro, ecco. Però tante cose se le è portate con sé, era, credo, molto abbottonata. Ho questa impressione. Eh sì, c'era anche una condizione di correttezza nei suoi confronti, data l'età e dato anche il freddo. Era un mese di febbraio terribilmente gelido. Lei aveva un raffreddore, stava male, quindi non potette torchiarla a fondo anche perché non ne avevo nessun diritto di farlo, ecco. Evidente, evidente, Ecco. È emersa questa nuova verità letta da un'altra angolazione, Andrea. sì, da un'altra angolazione. Ora speriamo che qualcun altro nipote come te emerga dall'ombra del nostro presente e detti una luce ancora nuova su questa terribile storia. Certamente, io credo che tutti, di qualunque estrazione ideologica, politica, abbiano il diritto di sapere effettivamente come andarono le cose. Staremo a vedere. Grazie. Grazie a te.